La scorsa settimana abbiamo navigato in barca a vela nel Mar Ligure, tra smart working, veleggiate e avventure nell'entroterra. Oggi torniamo a Copenaghen per una giornata di reset in cui recuperiamo il ritmo della vita in città. Ciao amici, sono appena rientrata dall'Italia, sono le 9 del mattino, sono arrivata adesso a casa qui a Copenaghen. Come potete immaginare, il mio volo da Bergamo è stato prestissimo, alle 6 qualcosa. E sono un pochino stanca, ma devo dire non troppo. Oggi in realtà è una giornata lavorativa, quindi dovrò mettermi a lavorare, dovrò anche sistemare un po' la casa, mettere via un po' di cose, dare l'acqua alle piante, disfare la valigia, fare la lavatrice, quindi dedicarmi a un po' di faccende di casa, ovviamente fare la spesa. E sarà anche un po' un reset day anche per quanto riguarda la cura della persona, perché mi devo ovviamente lavare i capelli. Sarà una giornata in cui cercherò di recuperare il mio ritmo quotidiano qui a Copenaghen e per prepararmi per i prossimi giorni e le prossime settimane, che credo saranno molto intense. Devo anche riprendere a studiare alcune cose, quindi non so se inizierò già a studiare oggi, ma sicuramente farò un piano per la suddivisione dello studio per il prossimo periodo. Quindi, se anche voi dovete studiare, spero che questo video vi motivi. Adesso è davvero ora che mi metto a lavorare. Mi sono vestita rapidamente, cioè, il riflesso degli occhiali che mi dà fastidio. Non ho riunioni esterne oggi, quindi devo semplicemente fare il mio lavoro e posso stare vestita come mi pare. E inizio subito perché devo leggere tutte le mail, vedere che non ci sia nulla di super urgente e poi programmare il lavoro per la giornata. Dopodiché poi potrò riprendere a disfare la valigia, fare le mie cose, ma prima devo assicurarmi di non avere niente di super urgente. Ok, ma prima mi serve un caffè perché non ne ho ancora preso nessuno oggi. Ho letto tutte le mail, che per fortuna non erano molte, visto che erano solo quelle del weekend. Poi ho pianificato il mio lavoro per la giornata. Ho iniziato a lavorare su un memo che dovevo preparare su un argomento legale. È quasi mezzogiorno e faccio una breve pausa dal lavoro per sistemare tutte le cose che ho in valigia, magari per mettere su già una lavatrice. E intanto penso che inizierò ad ascoltare un nuovo libro. Ho scelto Frantumaglia di Elena Ferrante. In realtà non ho poi ascoltato quel libro, ma ho optato per Pietre il Lettone di Simenon. Ho finito di disfare la valigia, ho messo via tutto, adesso metto su una lavatrice, mangio qualcosa velocemente per pranzo e poi in realtà avevo pensato di fare un workout, farmi la doccia e tutto, ma ho visto che riesco a stare abbastanza concentrata nonostante io sia un pochino stanca e continuerò a lavorare e organizzerò lo studio per un progetto al quale devo lavorare. In particolare devo aggiornarmi un po' sul diritto francese, l'avevo studiato quando avevo studiato a Sciences Po, poi non l'ho più usato perché ho lavorato prevalentemente su progetti italiani e adesso ritornerò a lavorare un po' sulla Francia e quindi devo riprendere un po' il diritto francese, quindi devo organizzare lo studio, le risorse e sono contenta perché ovviamente studierò in lingua francese, quindi sarà un'ulteriore occasione per allenare il mio francese. Dopo aver pranzato velocemente, ho sistemato la cucina mentre ascoltavo il telegiornale danese. Denmark og starte i København.
rigtig mange danskere glæder sig ekstra meget til næste år. Det er en af verdens største sportsbegivenheder, men det er også en folkefest. Mi sono preparata un chai latte e ho studiato un po' di diritto francese in modo da comprendere meglio quello su cui avrei dovuto lavorare nel periodo successivo. Ho poi fatto una riunione per discutere del memo su cui avevo lavorato al mattino e ho iniziato la revisione finale. Ho finito di lavorare, ho fatto una riunione online con una mia collega, non importa come sono vestita perché è la collega con cui lavoro tutti i giorni. E adesso mi cambio, vado a fare una power walk e intanto faccio anche la spesa perché non c'è niente in frigo. Poi tornerò a casa, cucinerò con calma, aspetterò il mio fidanzato e continuerò ad ascoltare lo stesso audiolibro, così che anche le faccende domestiche siano una buona occasione per leggere, ascoltare. Visto che non fa caldissimo, ho deciso di mettermi questo completo qui nuovo. È ora di cucinare. Per cena ho deciso di preparare una poke bowl, come si chiama in inglese, cioè un'insalata di origine hawaiana. Si può preparare con diversi ingredienti e scrivetemi nei commenti se vi interessa che io scriva la ricetta sul mio blog. È martedì mattina, ieri sera dopo cena mi sono fatta una doccia, mi sono sistemata i capelli, ho dedicato un po' di tempo alla cura della persona, mi sono sentita rigenerata e poi ho letto e mi sono rilassata e sono andata a dormire. E stamattina mi sono svegliata carica, pronta ad affrontare una nuova settimana e un nuovo periodo di produttività, ma anche godendomi la vita. Mi sento proprio piena di energie. Il periodo in Italia mi ha fatto bene, anche se ho lavorato, ma ho trascorso del tempo con la famiglia e la giornata di ieri trascorsa a risistemare tutte le cose qui a Copenaghen mi è servita e mi servirà per il prossimo periodo. Ma di tutto quello che ho fatto stamattina e di quello che farò in questa settimana, di quanto sarò produttiva, ne saprete di più nel prossimo vlog, quindi non perdetevelo. Intanto spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere quali sono le vostre richieste di video, lasciatemi un commento, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram dove vedete in tempo reale quello che sto facendo e dove mi trovo. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video. Non perdetevi il video di domenica prossima, in cui rimarrò a Copenaghen per una settimana di produttività, studio e lavoro e vi mostrerò alcune delle mie ricette preferite.